Vi ringrazio per questo momento e vi chiedo di restare in piedi, ma di girare con le vostre spalle verso la strada. Sindaco, ammiraglio Cottini, la famiglia, prego tutte le autorità di avvicinarsi alla targa. Sapete che insomma questo è un doppio appuntamento. Oggi avremo sia l'intitolazione di questa piazza al nostro concittadino illustre, benemerito, Marcello Guagliardo, Marcello Giordani, ed anche un concerto, grazie Maestro Cicero. E io chiedo anche a chi è al centro di questa bellissima piazza di non occupare proprio il centro, perché questa è una piazza un po' particolare, l'acqua può far comodo, è una propria scelta, però ci sarà, ecco, un piccolo cambiamento. Prego Sindaco, stiamo aspettando tutti, va bene, è giusto che sia così. L'abbiamo aspettata veramente col cuore e per tanto tempo. Non perché a noi servisse un pezzo, qualcosa da toccare per ricordare Marcello. In realtà, per fortuna, lo facciamo tutti i giorni e lo facciamo quotidianamente. Però la memoria è importante. È una piazza che sarà vissuta come questa, che diventerà un mercato, dove noi immaginiamo veramente che le persone possano passeggiare con i propri figli, con i nipoti e dire: ecco, quella è la piazza Marcello Guagliardo in arte Giordani, e raccontare, far sentire le sue canzoni bellissime e ancora la sua voce per sempre. Noi questo ce lo auguriamo per sempre, che sia appunto uno stimolo, uno dei tanti segni che serviranno per ricordarci del nostro caro concittadino. Come vedete, chiaramente la targa è rivolta verso la strada. Io adesso cerco di individuare un po' lo sguardo del sindaco, che mi farà capire quando è arrivato il momento per scoprire finalmente questa targa. A voi, piazza Marcello Guagliardo in arte Giordani. Adesso chiedo, perché oggi le intitolazioni sono due, chiedo alla famiglia e alle autorità di raggiungermi, perché qui, vedete, in questa pietra si è voluto un po' raccontare, è stato, non ve lo nego, un lavoro arduo, difficile, riuscire in poche battute a dire chi è stato Marcello Guagliardo in arte Giordani. Abbiamo voluto che ci fossero, ecco, delle informazioni riguardo non solo il fatto che lui è stato un tenore di fama mondiale, ma soprattutto l'amore enorme che ha avuto nei confronti dei giovani, dei talenti, con l'Accademia IAP che ha fondato. E in realtà non è soltanto questo, ma aver creato, fatto diventare, aver battezzato Augusta città della lirica, e noi speriamo che questo continui ancora con grandi attività. Ecco, così ci siamo anche a favore, noi ringraziamo WebMarte che ci permette di avere anche questa visibilità, non solo per chi oggi non è qui con noi, ma chi ci segue anche dall'Italia e anche dall'estero. Prego Sindaco. Vai Michele e Gerry. Ve ne do lettura a perenne ricordo dell'illustre cittadino Marcello Guagliardo in arte Giordani, 25 gennaio 63, Augusta 5 ottobre 2019.
fu un tenore di fama mondiale, artista di infinita generosità, fondatore dell'Accademia IAP a sostegno dei giovani talenti. Fu un mecenate e riuscì a battezzare Augusta città della lirica. Diventa tu ricco guadagnando l'amore del mondo. 13 luglio 2024, la città di Augusta. Pose. Sembra un po' ringraziarci. Io adesso pregherei, ringrazio la famiglia per questo momento che immagino sia, insomma, duro, importante, commovente anche per loro, soprattutto per loro. E chiamo qui vicino a me il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, e l'assessore alla cultura e alla toponomastica, Pino Carrabino. E non è facile, sindaco, parlare in questo momento, ma riusciremo a trovare, mi metto al centro tra voi, riusciremo a trovare le parole giuste. E non è semplice intitolare una piazza, ci sono, insomma, c'è un iter burocratico non indifferente. Ecco, raccontiamo un po' qual è stato il dietro le quinte. Allora, il dietro le quinte è lungo, hai ragione. Intanto mi sento di ringraziare tutta la famiglia di Marcello, quindi Vilma, i figli Michele e Gerry, i fratelli Enrico e Pippo e tutta la famiglia in generale, perché quando ci siamo confrontati, perché era volontà dell'amministrazione dare un luogo anche fisico dove ciascuno di noi poteva ricordare questo uomo buono e giusto e generoso per la nostra città, ci siamo messi d'accordo con uno sguardo nell'individuare un posto. Poi dobbiamo fare almeno un altro ringraziamento a Sua Eccellenza il prefetto di Siracusa, perché ha concesso la deroga per poter intestare questa piazza al nostro Marcello. È burocrazia o forse no? Ma la legge dice che prima di 10 anni dalla morte non si può intestare una via o una piazza ad un defunto, salvo che non ci siano motivi particolari. Sua Eccellenza il prefetto ha trovato e ha confermato quelli che per noi erano i motivi particolari, e quindi siamo qui stasera anche grazie alla concessione e alla deroga del prefetto di Siracusa, a cui va il mio personale ringraziamento, e dell'amministrazione. Dobbiamo ringraziare tutta la mia giunta, tutti i consiglieri comunali che per vari motivi hanno collaborato alla realizzazione di questa cosa. Vedo il presidente del consiglio Stella, l'assessore Serra, ma c'è l'assessore Spanò che ha fatto un grandissimo lavoro di controllo di questi lavori, e tutti gli altri assessori e consiglieri comunali. Ringrazio gli uffici che hanno predisposto tutti i lavori, la ditta che li ha eseguiti o le ditte che li hanno fatti. Ho visto il signor Bramanti, ho visto il signor Saraceno, che con tanta cura hanno anche subito i nostri continui suggerimenti, ritocchi e quant'altro. Quindi grazie Sebi e grazie Orazio, e poi grazie a tutti quanti. Io dicevo poco fa a Web Marte, ovviamente all'assessore Carrabino non lo ringrazio perché è il motore poi di tutte queste iniziative culturali che facciamo in città, e quindi Pino sa la stima che non il sindaco ma la città gli riconosce per il grande lavoro che sta facendo. Concludo con una cosa: noi stasera abbiamo due motivi per essere orgogliosi. Una, quella di aver dato un volto fisico, come dicevo prima, a questo uomo buono, giusto in termini evangelici e generoso in termini, così come li diciamo sempre noi, perché Marcello era un uomo generoso che tanto ha dato alla nostra città. E quindi questo luogo deve diventare un luogo del ricordo e del richiamo a ciascuno di noi, perché il ricordo senza le nostre azioni quotidiane rimane una cosa banale. Invece Marcello ci lascia quel segnale: essere generosi nei confronti della propria città, che cambia se tutti facciamo il nostro.
E la seconda cosa, consentitemi, questo è un motivo ulteriore di orgoglio per l'amministrazione che rappresento, finalmente iniziamo a dotare un quartiere che era stato pensato solo come quartiere dormitorio, dove ci sono solo le case e a tratti qualche scuola nata dopo, di spazi in cui i cittadini possono dedicarsi per fare altro, per prendere un po' di fresco, per godersi una bella serata. Per tra 70-80 metri apriremo nelle prossime settimane l'ecoparco, quindi stiamo cominciando anche a dotare il nostro quartiere di luoghi che si possono vivere, che non sia la propria abitazione. Anche questo per noi è motivo di orgoglio, grazie al maestro Cicero e a te Michela. E concludo veramente, perché in tutti questi ringraziamenti, in tutti questi ricordi nei confronti di questa grande cittadina augustana, voi due avete avuto, avete e avrete sempre un ruolo importante e siete sempre per noi da stimolo nel ricordare questo grande uomo che ci richiama a fare bene per la nostra città, altrimenti resta il ricordo, che è una cosa importante, ma che non cambia le nostre vite. Viva Marcello Giordani, viva la città di Augusta. Grazie sindaco per queste bellissime parole. L'assessorato all'autoponomastica è un assessorato importante, i luoghi prendono un'identità. Ecco, parlavamo oggi al telefono dell'importanza dei segni, questo è uno, noi ci auguriamo che sia uno dei tanti segni che ci ricorderà di Marcello. Grazie, il sindaco ha parlato a nome della città e quindi il grazie alla famiglia. Sì, è vero, ci siamo confrontati sistematicamente perché la decisione di intitolare questa piazza a Marcello è stato il frutto di una condivisione. Si poteva fare di più, si poteva fare meglio. Abbiamo pensato insieme che ci sono dei segni da mettere. E questa piazza nasce perché Marcello è stato il cantore dell'augustanità. Il cantore della bellezza, ha esaltato Augusta nonostante le criticità, portando Augusta nei grandi teatri del mondo. Si è speso personalmente, mettendosi in gioco per questa città. Allora dicevo poc'anzi, il fatto che questa piazza, che era un luogo in abbandono, oggi diventa luogo di aggregazione, è sicuramente un dire grazie a Marcello. Grazie perché siamo orgogliosi di te, grazie perché grazie alla tua opera questa città continua a lavorare per esaltare la bellezza. L'IAP, in quell'epigrafe c'è il sunto di ciò che Marcello ha fatto per la nostra città. Il sindaco ha ringraziato il maestro Cicero e Michela Italia. Sono l'eredità di Marcello, la scuola, l'IAP. Nei prossimi giorni, il 23-24, l'IAP sarà qui ad animare questa piazza per ricordare ancora una volta l'orgoglio della nostra città, Marcello che ha esaltato Augusta. Quindi al di là di ogni cosa, la toponomastica serve a questo, serve a ricordare coloro i quali hanno esaltato sempre la nostra città. Quindi al di là di cosa si poteva fare, questo è il primo segno che la città ha voluto nei confronti di Marcello. Grazie Marcello e viva Augusta. Grazie assessore. Grazie sindaco, io ringrazio anche, prego, potete, se volete guadagnare, ecco, l'uscita, ringrazio anche l'ammiraglio Cottini per la presenza, a tutti voi e anche i privilegiati che abitando qui vicino hanno un posto in prima fila. Detto questo, Rosario, ognuno di noi ha un sogno nel cassetto, no? Ce ne sono alcuni che noi sappiamo che purtroppo non si possono realizzare più, però forse... Mi chiedo, almeno virtualmente, almeno ce lo possiamo immaginare, ci possiamo immaginare che per un momento sia qui? Thank you.
Della tecnologia, Rosario, vi prometto che adesso ci diamo la calmata, perché altrimenti a fine concerto qui mi sa che non ci arriva nessuno. Questa è una serata omaggio e dobbiamo ricordare tante cose di Marcello. Veramente forse una serata intera sarebbe troppo poco, però indimenticabile è il suo Mario Cavaradossi. Vi ricordate in Piazza Duomo? Chi ha avuto il piacere, insomma, di assistere o di passare anche semplicemente alle prove, trovava Marcello seduto in piazza a provare e ad ascoltare tutti i suoi amici. E Luce alle stelle, non vi devo aggiungere altro. Anzi, a proposito, una cosa l'aggiungo. Oggi è Sant'Enrico, quindi auguri al nostro Enrico e al nostro tenore. Enrico Terrone Guerra, accompagnato dal maestro Rosario Cicero. E luceva alle stelle. Sava la terra, stridea l'uscio dell'orto, un passo sfiorava l'arena, entrava in la fragrante. Cadea fra le braccia, o dolci baci languide carezze, mentre io fremente le belle forme.
tutte le persone che sono qui stasera hanno tutte un legame con Marcello, ognuno di voi ce l'ha. Enrico è stato un suo allievo e a suo dire le lezioni di Marcello sono state indimenticabili e le porta ancora nel suo percorso artistico. E adesso lasciamo ecco il posto ad un ottimo pianista. Come dire, buon sangue non mente, il DNA è qualcosa che non si può cancellare. Manuel Cicero stasera ci farà ascoltare Chopin, ecco, noi siamo abituati un po' ai notturni, invece oggi abituiamo l'orecchio anche a qualcosa di diverso, a uno studio, l'opera numero 25, e l'opera 25 è la numero 10, e davvero ascolterete la grande difficoltà che riesce in qualche modo a far comprendere anche le abilità e la destrezza del nostro pianista. A voi Manuel Cicero.
grazie, grazie Emanuele, veramente straordinario. E continuiamo con i ricordi. Una delle ultime opere che Marcello ha messo su proprio come produzione è Turandot. Questo è l'anno di Jacopo Puccini, avete visto, ci sono festeggiamenti ovunque per ricordare il grande maestro. Ebbene, lui era nell'opera Turandot, era innamorato di un personaggio che non è la protagonista, non è Turandot, ma è Liu. Tanto che si dice proprio che quando Liu muore, lui non riesce più ad andare avanti. Poi sopraggiungerà la morte, ma questo in realtà non ha cambiato molto il corso delle cose. Il happy ending, il finale allegro che c'è in Turandot non rispecchia l'animo pucciniano, perché lui era innamorata di questo dolcissimo personaggio che ama fino alla morte. Tu che di gel sei cinta, canta il soprano Maria Luisa Lattante, accompagnata al pianoforte dal maestro Ivan Manzella. Che l'ha cantata proprio Maria Luisa, quest'aria. Vilma, ci sono cose che ormai possiamo raccontare, vero? Tanto chi lo sa, chi ci può smentire? Dovete sapere che Maria Luisa è stata Liu a Taormina. In realtà, una sostituzione, doveva sostituire il ruolo, insomma, il soprano che per un problema di salute, insomma, non poteva cantare. Quindi in realtà dire, vabbè, è stata un ripiego. Ma qualcuno dall'alto sarà ridendo, perché in realtà quando Marcello ha sentito cantare Maria Luisa era ben felice di questa sostituzione, quindi lei ci ricorda un po' un momento veramente particolare.
difficile, perché cioè, quando c'è le sostituzioni è sempre un po' difficile, ma in questo caso insomma è stata poi una grande conquista. E adesso, parlando sempre di persone, perché mi piace raccontarvi Marcello un po' anche attraverso le persone che sono qui, Noemi è la sua allieva del cuore. Cioè, se noi veramente dobbiamo identificarne una, lei è stata veramente, è tuttora, la scommessa di Marcello, scommessa assolutamente vinta. E continuando un po' con questi omaggi, cambiamo genere, cambiamo continente, arriviamo in Francia, ci spogliamo di questi abiti e ne indossiamo alcuni decisamente più comodi, più bohemien, e assistiamo ad un vero e proprio momento di altissima civetteria e sentiamo appunto un corteggiamento. Quando men vo, canta il soprano Noemi Muschetti, accompagnata al pianoforte dal maestro Ivan Manzella. Continuiamo con un altro lavoro, sempre targato IAP, targato Marcello Giordani. Abbiamo fatto anche Rossini, abbiamo fatto anche il barbiere di Siviglia, eravamo a Città della Notte in quell'occasione, ma l'abbiamo portato insomma anche a Noto, trasformando un po' quella scenografia classica in una fabbrica di arance reinventata. Speriamo insomma nulla di grave. E in quell'occasione, una delle tante, si pensò anche a fare dei progetti di lirica per i più piccoli, quindi il barbiere di Siviglia diede questa opportunità. In questo momento ascoltiamo l'aria del baritono, perciò, come dirvi, largo, sta arrivando, numero 15 a Manomanga, è tardi, cominciamo, Gianni Giuga, largo al factotum. Thank you.
la 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 la. Largo factotum della città, largo. La 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 la. Presto bottega che l'albeggia presto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. La 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 la. Sa, miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. La 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 la. Raso le pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, raso le pettini, al mio comando tutto qui sta. Bella risorsa, poi del mestiere, con la donnetta. Col cavaliere, con la donnetta, la 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 la. Col cavaliere, la 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 la. Che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, questo biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. Ehi, Figaro, 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 ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che folla, uno alla volta, per carità, per carità, per carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. Figaro, sono qua, ehi Figaro, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto prontissimo, sono come il fulmine, sono il factotum della città, bella città, bella città, bella città, bella città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. La 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 la. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. Sono il factotum della città, sono il factotum della città, della città, della città, della città. Bravissimo il nostro Gianni, vedete anche lui è stato presente in tante opere che ha messo in scena Marcello, perché la IAP era questo, è questo, è opportunità, ma opportunità vera, i talenti studiano qui, ma poi hanno subito modo di testarsi, di mettersi alla prova.
e di persone che sono partite da qui, dalla IAP, e poi sono arrivate al conservatorio veramente con tanto successo. Abbiamo adesso Gabriel Connelli. Legame, quindi stiamo parlando di pianoforte. Un amico di Chopin abbiamo scelto, ecco, non a caso. Gabriel è timidissimo, quindi non gli faccio domande, niente. Noi lo accogliamo con un applauso. Mendelssohn, immaginate un prodigio alla tenera età, a soli 12 anni aveva già scritto 13 sinfonie per orchestre ed archi, però aveva dei genitori che l'hanno aiutato, l'hanno sostenuto, e quindi lui adesso rappresenta forse uno dei più importanti, ecco, autori del romanticismo. Pianoforte, studio opera 104, Gabriel Connelli. Bravo Gabriel, un sorriso, sono contenta. Questi pianisti sono così, tutti nel loro mondo, nel loro fantastico mondo. E restiamo con i pianisti, però vi parlo della IAP, della nostra bellissima famiglia, dell'eredità di Marcello Giordani. Giorno 23-24, come vi ricordava bene il sindaco e l'assessore Carrabino, ci saranno i saggi di fine anno. Ma una bambina quel giorno aveva già un impegno di famiglia. E perché perdere questa opportunità? Il maestro ci ha detto, e perché no? Lo scopo della IAP è proprio quello di offrire a tutti un'opportunità, anche davanti a un pubblico così. Agnese, Natoli, vieni qua.
Ti assicuro che questo è un pubblico molto generoso, perché stasera hanno tutti il cuore nello zucchero, quindi saranno fantastici. Agnese, tra l'altro, è figlia d'arte, la nonna è una strepitosa docente di musica che ho avuto il piacere di ascoltare per tanti anni, essendo mia di Rimpettaia, che è la professoressa Marina, a cui faccio, ecco, un applauso, perché è importante, ecco. Se arriva questa sensibilità è perché parte proprio dalle famiglie. Lei ci farà ascoltare a quattro mani con il maestro Rosario Cicero, Galop di Enke. A voi, Agnese Natoli. Bravissima Agnese, visto gli applausi te l'ho detto, oggi era il pubblico giusto. E adesso continuiamo con gli omaggi. Per fortuna Marcello un pizzico della sua voce, una sfumatura, possiamo dire così, l'ha lasciata a suo figlio Michele, che non è un cantante lirico, ma cosa importa? Riesce ad essere come Marcello, estremamente comunicativo. La canzone che ha scelto di cantare, lui stesso si accompagnerà con la chitarra, ed è I Negro Amaro, ed è, possiamo dire, forse un messaggio d'amore universale, grandissimo e totalizzante, che altro non è che una dedica. So che per lui è difficile, però noi siamo qua apposta, no? E lo sosterremo con tutto il nostro affetto. Michele Guagliardo, solo per te. Solo per te, solo per te,
cambierò pelle per non sentir le stagioni passare senza di te. Solo per te convinco le stelle a disegnare nel cielo infinito qualcosa che somiglia a te, come la neve non sa coprire tutta la città. Come la notte non faccio rumore se cade per te. Come la neve non sa coprire tutta la città. Come la notte non faccio rumore se cado è per te. Come la notte non faccio rumore se cado è per te. Come la notte non faccio rumore se cado è per te. 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 Grazie Michele, di una dolcezza disarmante, veramente. Grazie ancora, grazie, grazie, veramente. E adesso, sembrava, dico, momenti emozionanti fossero finiti, ma non finiscono, noi vi stupiremo con effetti speciali. E adesso arriva il momento dei duetti. Avete visto il titolo della serata di oggi? Dolce notte, quante stelle. Da dove è presa? E viene da Madama Butterfly, nel momento proprio del corteggiamento. E sono insieme Ciocio San, diventata Madama Farfalla, e Pinkerton. Sono insieme e guardano questa notte straordinaria, innamoratissimi, stanno per consumare la loro prima notte insieme. E quindi guardando le stelle dicono dolce notte, quante stelle. E quindi questo duettone che è veramente molto lungo, fa parte dell'opera Madame Butterfly, noi ve ne faremo ascoltare solo una piccola parte, che è un omaggio bellissimo a quest'opera che è appunto Madame Butterfly. Canta per noi il soprano Maria Luisa Lattante insieme al tenore Enrico Terrone Guerra, accompagnate al pianoforte dal maestro Ivan Manzella. Thank you.
E partendo proprio dal, un po' dal titolo di questa serata, io ci sono dei ringraziamenti che vorrei fare per quelle realtà che veramente ci supportano, anche quei professionisti, sempre, solo al nome di Marcello, e della PF, Augusta Foto Freelance, Romolo Maddaleni, ma c'è anche qui il professore Scapellato che ho visto che stava facendo delle fotografie, che hanno fatto una foto di questa piazza anche per identificarla, per noi era importante, e Attilio Patania che ci ha prestato il suo estro per questa locandina, veramente tutto fatto solo in nome di Marcello, quindi io li ringrazio e chiedo un applauso per loro, perché la speranza veramente sia sempre questa, che tutti da solo sentire il nome Marcello Giordani corrano, ecco, per fare qualcosa e per spendersi, come stanno facendo questi ragazzi oggi. Continuano i duetti. E insomma, già abbiamo visto che un po' malandrino questo baritono è e continua ad esserlo, adesso cambia i suoi panni e diventa Don Giovanni, di nome e di fatto. Riesce, solo lui sa come, a circuire, a affabulare una genuotta, insomma, contadinotta, che il giorno delle sue nozze cede. L'amore, quando arriva, arriva. La ci darem la mano, canta per noi il soprano Noemi Muschetti, il baritono Gianni Giuga, accompagnati al piano dal maestro Ivan Manzella. La ci darem la mano, la mi dirai di sì. Vedi, non è lontano, partiam ben mio da qui. Vorrei e non vorrei, mi trema un poco il cor, felice ver sarei. Vieni, mio bel diletto, mi fa pietà, ma sento, io cangerò tua sorte. Adesso non son più forte, non son più forte, non son più forte. Vieni, vieni, là ci darem la mano. Mi dirai di sì. Mi trema un poco il cor. Partiam ben mio da qui. Può burlarmi ancora. Vieni, mio bel diletto. Mi fa pietà, ma sento. Io cangerò tua sorte. Adesso non son più forte, non son più forte, non son più forte. Andiam, 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 mio bene, a ristorar le pene. Prima di passare alla prossima aria, vorrei
veramente prestare un po' di attenzione ai maestri accompagnatori. Ecco, Ivan veramente, oltre Rosario, Rosario insomma è un po' il pilastro della IAP, è un caro amico e ci ha accompagnato in tante imprese, tante avventure. Dovete sapere che non è facile essere un maestro accompagnatore, perché veramente cominci una danza all'unisono con i cantanti, li devi seguire, li devi accompagnare, li devi sostenere, e nasce questo rapporto bellissimo fatto veramente di sguardi, di intese, e non è una cosa che possono fare tutti. Quindi io vi chiedo un applauso al maestro Manzella e al maestro Cicero. Amatissimi dai nostri cantanti. E continuiamo ancora con i duetti. Va bene, posso dirvelo, Enrico è sposato con Maria Luisa, perché altrimenti sarebbero troppo bravi, proprio da premio Nobel. Tra l'altro c'è anche una creaturina dietro, che è Rosa Maria, che è bravissima, sta ascoltando mamma e papà e cresce anche lei a son veramente di musica e di amore. Adesso andiamo a Bohème, quindi l'avevamo presa poco fa, la riprendiamo adesso, è il momento dell'idillio, sono Mimì e Rodolfo insieme che vanno a coronare questo amore che, come sappiamo, purtroppo sarà di breve durata. O soave fanciulla, canta per noi il soprano Maria Luisa Lattante, il tenore Enrico Terrone Guerra, al maestro, al pianoforte, il maestro Ivan Manzella. Oh!
belli e bravi, non hanno fatto poca strada per venire qui, direttamente da Napoli, però per farvi capire, quando Marcello chiama, si parte e lo si fa veramente con tutto il cuore. Vi ricordate il baritono di prima? E vabbè, adesso cambiamo veste, lo vediamo in un ruolo decisamente più impegnativo. Traviata, conoscete tutti quest'opera sicuramente, straordinaria, la grandezza di una donna che sopra ogni luogo comune dà un'ampia dimostrazione di cosa voglia dire rispetto, valore e amore. Eppure, personaggio, spesso capita, ecco, il baritono spesso ha questi ruoli un po' contraddittori, lui è il papà, Germon, il papà di Alfredo, che in quest'aria, proprio lo sentirete, fa una paternale, non possiamo chiamarla diversamente, fa solo questo, addirittura comincia per redimere questo figlio, voi immaginate un figlio che arriva e dice ciao papà, mi sono fidanzato con una prostituta, cioè insomma un po' difficile, io lo posso capire, ma lui cosa farà? Cercherà di fargli cambiare idea in qualche modo, però solo alla fine capirà veramente di aver commesso un grande errore. Di Provenza il mare il suol canta il baritono Gianni Giuga, accompagnato al pianoforte dal maestro Ivan Manzella. Il mare il suol, chi dal cor ti cancellò, chi dal cor ti cancellò, di Provenza il mare il suol, all'addio fulgente sol, qual destino ti furò, qual destino ti furò. All'addio fulgente sol, or rammenta pur nel duol, chi vi gioia te brillò, e che pace cola sol, su te splendere ancor può, e che pace cola sol, su te splendere ancor può. Quanto soffrì, tu non sai quanto soffrì il tuo vecchio genitor, del lontano di squallor il suo tetto si coprì, il suo tetto si coprì di squallor e di squallor. Ma se al fin ti trovo ancor, se in me speme non fallì, se la voce dell'onor in te a pieno d'amori, ma se al fin ti trovo ancor, se in me speme non fallì. Thank you.
trovo ancor, ti trovo ancor. Dio m'esaudì, Dio m'esaudì. Bravo Gianni, è versato. Hai visto che quest'aria piace, a prescindere dalle antipatie per il personaggio? Lo so, caro mio, che dobbiamo fare? Questo è. Io intanto vorrei ringraziare la Polizia Municipale per il servizio che sta offrendo oggi, la Protezione Civile. Facciamo a loro un grande applauso, perché è veramente il loro apporto è fondamentale. E a Webmarte, tutti quelli che ci stanno seguendo, sono tantissimi, ho visto le visualizzazioni, arrivano messaggi veramente da tutta Europa, anche da Budapest, quindi salutiamo chi ci sta seguendo. E a proposito di ringraziamenti, uno è doveroso, questa bellissima diciamo scenografia anche di luci è stata curata anche audio, ovviamente dalla Loudness, Mauro, un bacione, Demetrio alla regia, e poi sapete... Il tocco femminile è arrivata poco prima di iniziare, Paola Vallado, ha detto guarda, possiamo aggiustare qui, perché Paola è stata insomma veramente per noi importante, quando vi dico nel nome di Marcello si lavora sempre e lo si fa, lei lo si fa bene. Vi ricordate Madama Butterfly? Ecco, in quel momento si stavano amando, si amavano tantissimo. Ambrugioni direbbe qualcuno, giusto? Però lei parlava insomma un'altra lingua, il giapponese, chissà come sarà Ambrugioni in giapponese. Ma doveva dirglielo, invece lei ha creduto fino alla fine. E a Suzuki diceva: un bel dì vedremo dal porto di Nagasaki spuntare una nave che batte bandiera a stelle e strisce. Ma forse resterà soltanto una speranza. Un bel dì vedremo, canta il soprano Maria Luisa Lattante, accompagnata dal maestro Rosario Cicero. Senza dar risposta, me ne
restarò nascosta un po' per Celia e un Maria Luisa, quest'opera ci lega in particolare, l'abbiamo fatta insieme 2 anni fa a Polignano, io ero l'odiatissima Kate Pinkerton, quindi ci legherà veramente sempre. E adesso una canzone, un valzer per essere precisi, che si chiama Il bacio di Luigi Arditi, famosissima. È un tripudio, è un crescendo, si parte dai baci che ricordano proprio un po' Catullo, dammene uno, dammene due, dammene 100, per poi arrivare all'apoteosi grandissima. Canta per noi il soprano Noemi Muschetti, Il bacio di Arditi, accompagnata dal maestro Rosario Cicero. Sì.
Bravissima la nostra Noemi. E adesso parlami d'amore Mariù, che è anche il nome di un progetto che la IAP ha confezionato insieme al maestro Cicero e al soprano Maria Luisa Lattante e al tenore Enrico Terrone. Lo sapete, un film del 32, questa non deve essere nemmeno la canzone più famosa dedicata alla moglie di Pixio, ma sapete come capita nella vita? Ci vuole fortuna. E questa è stata apprezzata ed è diventata veramente la cifra stilistica di un periodo e dell'Italia di quegli anni. Parlami d'amore Mariù, canta il soprano Maria Luisa Lattante, il tenore Enrico Terrone Guerra, accompagnati dal maestro Rosario Cicero. Come sei bella, più bella stasera, Mariù. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se ha perso il destino, domani verrà. Oggi ti sono vicino perché sospiro. Thank you.
Grazie mille. E adesso proseguiamo. Sempre stessi anni, eh? Se io vi dicessi non ti scordar di me. È stato un film bellissimo, portato al successo da Beniamino Gigli. Ma se vogliamo anche parlare di simbologia, ci sono dei fiori che si chiamano proprio così. E donare quei fiori, come le rose, sono passione, significa veramente fare un atto di grande, grande fedeltà. Non ti scordar di me, canta il soprano Noemi Muschetti insieme al baritono Gianni Giuga, al pianoforte il maestro Rosario Cicero. Arrivati quasi alla fine di questo viaggio. Ecco che dite, abbiamo un napoletano, perché Enrico Terrone è napoletano puro sangue, e non lo facciamo cantare una bella canzone partenopea per forza. Tra l'altro è una di quelle che Marcello veramente amava cantare di più. Canzone che all'inizio era così definita una porcheriola, che poi però divenne un successo. Ma noi lo ascolteremo in una versione particolare, in un duetto. Cora Ingrato canta per noi il soprano Maria Luisa Lattante insieme al tenore Enrico Terrone Guerra, al pianoforte il maestro Rosario Cicero. Catarina, Catarina,
lasciasti parola amara, ma che mo parli o cora ma turmienta cadarì, non te scurda catagerato cor cadarì. Grazie ragazzi, non andate via, non andate via, Noemi, Gianni, tutti insieme per il finale. E non poteva che essere l'inno della sicilianità lirica etnea, quella bellissima canzone di Formisano Calì che è Voi dormite ancora. Thank you.
Maestro Cicero, Maestro Manzella, Noemi Muschetti, Gianni Giuga, Maria Luisa Lattante, Enrico Terrone, Michele Guagliardo, grazie, Web Marte, Loudness, Polizia Municipale, Amministrazione Comunale, Ammiraglio, grazie, grazie a tutti voi. Mi raccomando, abbiamo tutti una missione, non dimenticatelo mai. Fate, raccontate a tutti chi era Marcello Giordani e ascoltate le sue canzoni, solo così non morirà mai. Grazie. Comunque la potremmo fare un'altra, maestro, un'altra la potremmo fare. Ho sole mio per domani, però tutti insieme io chiedo, perché non si può esimere, a Mariella Argyrakopoulos di cantarla con noi. Mi sembra il minimo, Mariella, vieni, vieni. Vieni, Mariella. Michele. Oh,
grazie a tutti, grazie per essere stati qui con noi, un bacione a Rosi Messina e Cettina Messina che sono qui, che sono un pezzo del nostro cuore, grazie, buonanotte e grazie a tutti. Ah, i fiori, ci sono dei fiori, certo. Vilma. Grazie Vilma, grazie per tutto. Grazie Rosario. Grazie, grazie. Ma i miei hanno già una sistemazione. Sono qua. Buonanotte a tutti. Mi raccomando, 23 e 24 saremo insieme con i saggi della IAP. Viva Augusta e viva Marcello Giordani.